partita ieri sera la seconda fase della 35esima edizione della Sagra del Baccalà di Sant'Omero. Dopo il primo atto dal 9 al 12 luglio, questa seconda parte si snoda dal 19 al 25 luglio. Come sempre organizzata dalla locale Proloco, questa manifestazione è unica nel suo genere, con la presentazione di un unico alimento, il baccalà, appunto, a fare da piatto principe delle serate in tante gustose varianti, il tutto accompagnato dai vini delle migliori cantine del territorio, da musica e balli. Ma parlare di baccalà Sant'Omero non significa pensare solo alla cucina, ma è sinonimo anche di cultura. Questa seconda parte è stata anticipata dal convegno sulla ragion gastronomica, un dibattito sull'enogastronomia, informazione e sviluppo del territorio, con il coordinamento scientifico del docente universitario Gabriele Di Francesco. Un incontro con alcuni dei massimi esperti di fenomeni enogastronomici, giunto alla sesta edizione e divenuto internazionale per la presenza di relatori provenienti dalle università di tutto il mondo. Il convegno, come di consueto, a carattere multidisciplinare, ha avuto diversi focus di attenzione, ha spaziato tra i diversi approcci e discipline scientifiche. Punto di partenza per riflessioni comuni quest'anno le prospettive aperte dall'Expo di Milano per ripensare i fenomeni legati all'enogastronomia e alla produzione agricola in termini locali e globali. Questo tipo di iniziativa è nato, il sottotitolo del convegno è informazione e sviluppo locale. Come poter in qualche modo coniugare quello che è il gusto e quindi anche il baccalà, se vogliamo, come veicolo, come vettore del gusto locale, coniugandolo con quelle che sono le tematiche dello sviluppo, della possibilità, oltre che dello sviluppo, della possibilità di nuove frontiere, perché ovviamente che possa portare turismo. Questa sembra che sia una grande scoperta, no? degli ultimi anni, degli ultimi mesi. In realtà noi lo diciamo ormai da tanti anni, abbiamo fatto tanti convegni in giro, tante attività. Pare che finalmente, forse proprio per la grande crisi che c'è e che grava in altri settori, c'è una riscoperta anche di queste tematiche. Un altro importante focus di attenzione è sulla naturalità, io la chiamo così, o sulla sostenibilità, contro quello che purtroppo anche qui in Abruzzo ormai è imperante, cioè contro una cultura intensiva che distrugge i terreni, che comunque ci fa mangiare cose avvelenate, che lo vogliamo o no. Bisogna nutrire il paese, il mondo, però nutrirlo come? Nutrirlo avvelenandoci? No, noi siamo sul versante di una naturalità, di una genuinità e cose di questo genere. Un'occasione veramente interessante per me come cervello in fuga per partecipare alle attività che si svolgono qua in Italia, quindi per questo ringrazio gli organizzatori ed è anche una sfida molto interessante in quanto sociologo iniziare a ragionare un pochino sulle opportunità e i rischi e tutte le dinamiche legate alla complessità del cibo e il rapporto con la società. L'osservatorio non è comune, ma stiamo cercando di stabilire dei legami con l'Università di Chieti e di Pescara, in particolare col professor Gabriele Di Francesco, partendo da un'attività che stiamo svolgendo con l'Istituto Pasteur e da una particolare sensibilità che il professore ha mostrato in questi diversi anni. In Francia già esiste un filone di ricerca molto interessante per quanto riguarda questi aspetti, qui si sta sviluppando e sta andando in direzioni molto interessanti che sono da arricchire, da valorizzare ulteriormente. Edoardo De Filippo ha scritto nel 1949 una poesia che si chiama Baccalà, perché lui definiva a Napoli quelli che diciamo il soggetto, non so se usate anche voi in un gruppo, quello che viene sfottuto da tutti quanti, lo chiama Baccalà, la persona ingenua che si fa prendere in giro, e quindi ha fatto questa poesia Baccalà. E io ricordo nel 1968-69 proprio al teatro che Edoardo, dopo la rappresentazione teatrale, leggeva qualche poesia e prima di leggere questa poesia disse: direte voi che c'entra il baccalà con questa poesia? Disse lui: il baccalà gastronomico e il baccalà che definisco io hanno due cose in comune. Il baccalà stai sempre a tavola e in ogni periodo dell'anno. Il fesso, che intendevo quello che chiamava baccalà, che lui diceva il fesso, sta in tutte le comitive, in tutti i gruppi, in tutti i quartieri. Quindi baccalà
e il Festo hanno questa cosa in comune, da qui è nata la poesia, diciamo. Partita questa seconda tranche della 35esima sagra del Baccalà, un successo anche per questa 35esima edizione. Sì, siamo soddisfatti, abbiamo iniziato oggi la seconda parte della sagra e c'è stata una grande presenza anche questa sera. E al di là delle nostre aspettative, quindi una settimana di duro lavoro ci aspetta, ma siamo pronti per accogliere i numerosi buongustai che verranno qui a Sant'Omero per assaggiare tutti i nostri piatti a base di baccalà. Ricordo che durante questa settimana abbiamo tutte le sere esibizione di bande e majorette provenienti da diversi paesi europei e in più abbiamo due aree dedicate alla musica. In una abbiamo esibizione di balli di gruppo liscio latino americano e nell'altra uno spazio dedicato ai giovani, il Baccano, in cui ci saranno DJ e gruppi musicali che diciamo sono più adatti alle aspettative dei giovani. Quindi tutti quanti possono venire a Sant'Omero a gustare un buon piatto a base di baccalà, ma anche a passare una serata all'insegna della musica e del divertimento.
Sacra del Baccalà che si ripensa in termini globali e che punta a sviluppare il turismo territoriale non può prescindere dalla partecipazione giovanile. Folta la presenza dei giovani infatti all'interno della Proloco di Sant'Omero e tanta la partecipazione di Under 25 quest'anno alla manifestazione. Con un occhio di riguardo della stessa Proloco pensato proprio per loro, lo spazio all'aperto del Baccano è la grande novità dell'edizione 2015, un luogo di aggregazione per ritrovarsi, socializzare, divertirsi. La Sagra del Baccalà 2.0 riparte dunque dal Baccano. Quest'anno i giovani hanno pensato proprio a uno spazio diverso, proprio per creare una situazione particolare, diversa da quella che è la sagra e che è appunto questo spazio che si chiama il Baccano. Stiamo provando, ecco, una prova che facciamo quest'anno per la prima volta e speriamo che anche questa avrà la sua continuità nel corso degli anni. Uno spazio pensato per i giovani per farli avvicinare insomma anche alla cucina tipica del baccalà, che spesso si pensa è un piatto un po' più per anziani. I giovani di Sant'Omero sono abituati al baccalà perché fin da piccoli in famiglia il baccalà a Sant'Omero è un must. Ogni settimana, il venerdì, si mangia baccalà a Sant'Omero. Queste sere abbiamo ascoltato tanti gruppi, tanti altri gruppi ascolteremo, soprattutto in questo spazio dove ci sono dei DJ set e si balla quasi tutta la notte. Sì, tutta la notte, abbiamo fino alle 2 siamo qui, in settimana si alterneranno DJ set e gruppi, comunque sempre musica dal vivo. Tanti volontari al lavoro in questi giorni per portare avanti con successo questa edizione 2015. Beh sì, tanti ragazzi, oltre 50 per allestire questo nuovo locale che vedete, la Sagra del Baccalà, il giorno e tutte le altre manifestazioni che si vede in piazza. Una bella cosa, speriamo che piace a questi ragazzi, questi giovani che magari se, dopo che aver mangiato il baccalà passano un'altra oretta qua con noi senza prendere magari la macchina, stare qua tranquilli fino a una certa ora, ecco, diciamo. I ragazzi che vengono qua da giovani passano le varie fasi, diciamo, di lavoro, servizio ai tavoli, distribuire il baccalà, diciamo. Ma con questo nuovo locale qui possono avere a che fare i loro coetanei per un po' misurare le loro capacità. E avete già altre idee per la prossima edizione, altre idee giovanili da mettere in campo? Per la prossima edizione qualche sorpresa non mancherà. Noi puntiamo a dare a Sant'Omero l'importanza che merita e stiamo lavorando anche nel periodo invernale con il festival, vogliamo creare questo brand del baccalà, quindi legarlo al nostro territorio, al nostro paese, e lo facciamo collaborando anche ai ristoranti, ad altre realtà presenti sul territorio. E il nostro obiettivo è quello di promuovere, di fare promozione turistica e quindi cerchiamo collaborazioni sul territorio e vogliamo portare avanti questo prodotto, questo piatto tipico e dare modo anche a chi lavora tutto l'anno qui nel paese, parlo in particolare dei ristoranti, di raccogliere questo importante, diciamo, questa importante tradizione per poter soddisfare le esigenze dei tanti appassionati di baccalà, non soltanto durante l'estate ma in tutti i periodi dell'anno. Quindi il turista che verrà in vacanza in Abruzzo, che sarà anche in transito nelle nostre autostrade strade, potrà fermarsi a Sant'Omero e venire a gustare un buon piatto di baccalà, naturalmente nei ristoranti La Piazzetta e la Taverna dei Golosi, che fanno baccalà tutto l'anno. Sant'Omero dunque identificata come il paese, la città del gusto del baccalà. Sì, noi ci teniamo tanto a portare avanti questo obiettivo e spero che che il lavoro che stiamo facendo sia determinante per far conoscere questo paese, ma soprattutto questo piatto, farlo diventare il piatto tipico di Sant'Omero.